tutti, amori miei, e ben ritrovati come sempre la mia cucinetta piccoletta piccoletta ma piena d'amore. Come state, belli cuscio, belli affamati? Oggi in frigorifero non c'avevo niente, quindi se ne andiamo, ciao a tutti. No, c'avevo un broccolo spennacchiato con due o tre ciuffetti e il gambo, no, che solitamente si butta. Grandissima stronzata, il gambo non si butta, non si butta niente del broccolo quando lo comprate al ciuffone, no? A me sono rimasti due ciuffetti e il gambo, più c'avevo due patate. Che cosa ci potrò fare con questi scarti qui? Andiamo a vedere. Allora, come prima cosa facciamo bollire patate e broccoli in acqua bollente, mi raccomando, subito dopo li facciamo scolare, asciugare e raffreddare, ci serviranno belle belle asciutte. Mettiamo in una padella 3-4 cucchiai di olio extra virgin, padella calda non bollente. Aggiungiamo due spicchi d'aglio tagliati a fettine, e voilà voilà voilà, uno e due. Subito dopo arriva la mia passione, il peperoncino fresco. Ragazzi, il peperoncino fresco ha un sapore insostituibile, insostituibile è la parola esatta. Andiamo a mettere i nostri broccoli dopo un minuto di soffrittura. Guardate, c'è qualche ciuffetto, ma la maggior parte sono gambi, perché solo quello avevo. Aggiustiamo di sale. Il sale è l'ingrediente, secondo me, più necessario in cucina. Grattate un po' di pepe nero, perché peperoncino e pepe a me piace, il piatto deve essere deciso. E guardate qui, fate soffriggere per un minuto, saltellate e aggiungiamo un bello schizzo di vino. Wow 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 wow! Facciamo evaporare la parte alcolica, subito dopo andiamo a mettere la patata schiacciata. La patata schiacciata ci dà cremosità, sapore e uniformità. Se vedete che è troppo secca, aggiungiamo due mestoli di acqua di cottura dove abbiamo cotto le patate e i broccoli. Mescolate bene e vedrete che il piatto sarà bello cremoso in pochi secondi. Ultimo, anzi penultimo step, prezzemolo fresco. Guardate qui, guardate qui, facciamo spazio per cosa? Tac! Una bella noce di burro, signore e signore! La noce di burro la facciamo sciogliere e guardate, guardate la patata, il burro, il broccolo, mamma mia, il paradiso, guardate che crema che c'è, bellissimo. Intanto la pasta cucina dentro l'acqua di broccolo. Allora, con la pasta ci siamo, la passiamo senza molta cura nello scolare, perché più portate acqua è meglio, quindi se vedete che serve un altro po' di acqua, perché no, mettetela, tanto è l'acqua di cottura insaporita già della patata e del broccolo, non mi fate ridere per favore. Allora ci siamo, guardate qui sotto che cremetta che ha tirato fuori, spettacolare, due salti così, veloci veloci, e andiamo a spegnere tutto. Come ultimo passaggio do, diciamo, una spolverata di parmigiano. Chi vuole un sapore più deciso può usare pecorino, chi vuole andare sull'originale provolone piccante, sempre grattugiato a fuoco spento, ok? Due salti e ci siamo, ecco qui, guardate qui, guardate che bella cremosità che ha tirato fuori, e adesso impiattiamocela un po'. Allora, per una pasta con gli scarti non penso che serva molto la presentazione, no? Quindi andiamo a metterla così come viene. Vedete, i ciuffetti di broccolo mi danno colore e attenzione. Voi direte che attenzione, che ne so, mi veniva niente, ho detto colore attenzione. Vado a mettere sopra l'altro ciuffetto di broccolo, mi porto dietro un po' di crema, insomma, quando impiattate cercate di andare un po' sul fondo, andate a grattare sul fondo, non grattare troppo sennò la padella si perde, e prendete la patata, il broccolo, la crema, il buono, ok? Poi diamo una piccola spolverata di prezzemolo così, un ultimo giro di olio perché ci sta e ci sta bene, e per me il piatto sta bene. Allora, cuccioli blasfemi, guardate qui che robetta, guardate che robetta, che crema, che odore, soprattutto dovreste sentire,
il parmigiano ha arricchito tutti i sapori. Allora, eccoci qui. Questa è la pasta degli scarti. Insomma, se me la chiamate pasta degli scarti, io la mangerei tutti i giorni, sarebbe da qui. Ragazzi miei, dire non c'ho niente in frigorifero nel 2020 è veramente difficile. Quando si hanno pochissime cose, aguzziamo un po' l'ingegno, che qualcosa di davvero buono esce sempre. Madonna mia! Mamma mia, vive gli scarti! Porco giuda che buono! Il peperoncino fresco, la patata che fa da crema a tutto. No, troppo buono. Ciao a tutti!